Loredana Rai a una nuova sfida ambiziosa con la candidatura alla Camera dei Deputati per le prossime elezioni del 25 settembre. Sì, devo dire una sfida avvincente, ho accolto molto volentieri l'appello del partito ad impegnarmi in questo momento difficile per il paese, difficile per la nostra comunità campana, per la nostra città e devo confessare che nonostante le difficoltà camminando lungo questo percorso della campagna elettorale io sto incontrando tanto entusiasmo. C'è tanta difficoltà da parte delle famiglie, delle imprese, il caro vita, il caro energia, mette a dura prova, va bene, la resistenza e anche la capacità di immaginare un futuro positivo. Ma nonostante questo c'è la voglia di affidarsi a una forza politica seria e responsabile, quale quella che rappresento io con il Partito Democratico. Quali sono i suoi obiettivi per questo territorio? Intanto io credo che dobbiamo continuare in termini di riqualificazione ambientale, di riqualificazione soprattutto in campo sanitario come stiamo facendo anche attraverso l'opera della Regione Campania oramai da diversi anni a questa parte. Dobbiamo rafforzare la sanità territoriale che è uno degli anelli che ancora resta debole per dare dei servizi e delle prestazioni, perché parliamo di livelli essenziali di prestazioni oltre che di livelli essenziali di assistenza nei confronti dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili, di quelli che hanno bisogno di maggiore attenzione. Ecco, noi qui dobbiamo necessariamente profondere maggiore impegno ed essere più attenti alle esigenze di quelli che hanno meno. Non tutti sanno districarsi nei meandri della burocrazia, quindi dobbiamo snellire, dobbiamo essere più vicini, più accoglienti. Questo deve essere uno dei nostri obiettivi principali se riusciremo a raggiungere l'obiettivo il 25 di settembre. Si parlava di disaffezione alla politica, come convincere quelli che si sono allontanati e gli indecisi? Convincerli dicendo non votate simboli, votate persone. È vero che non si scrivono i nomi sulle schede, però è anche vero che i cittadini devono essere consapevoli quando compiono le scelte, devono sapere che dietro quei simboli ci sono le persone e allora una volta che le conoscono si devono affidare, perché noi siamo quelli di sempre, che sono sul territorio da anni, che si impegnano costantemente, certo siamo fatti di carne e sangue, siamo fallaci anche noi, ma quello che non facciamo mai mancare è l'impegno. Impegno significa dedizione, impegno significa capacità di esprimere un sentimento, un bisogno delle persone e tradurlo in soluzioni. Proviamo a fare questo da tanti anni, vorremmo continuare a farlo in un ambito un po' più vasto come quello della Camera dei Deputati.